Siamo qui su questo tipo di video, siamo qui su i migliori anime del 2019. So che sto parecchio indietro, c'è molto in ritardo, mi dispiace, non ho mai avuto l'occasione per registrarlo e quindi oggi ci siamo. Se vedete una piccola differenza di qualità è perché sto registrando col telefono invece della fotocamera, perché non so quale arcano motivo con la fotocamera posso registrare massimo 30 minuti, poi dopo si spegne, c'è cioè che si spegne, blocca registrazione e non so perché. Facciamo un bel applauso al ritorno di Gesù. Allora, partiamo subito con la top di ogni genere, perché, ve lo ripeto, ogni anno, invece di fare la top 10 di tutti gli anime, faccio i migliori anime di ogni genere. Quindi, partiamo. Generazione, troviamo Attack on Titan 3, parte 2. Non c'è molto da dire su Attack on Titan, è un anime molto famoso, è un anime che è appena uscito, tutti quanti se lo sono visti. Sappiamo anche che nel 2021 uscirà l'ultima stagione di Attack on Titan, che siamo molto fomentati e anche tristi. Che dire di questa terza stagione? Parte 2, ovviamente. Per me è la migliore stagione di Attack on Titan, infatti gli ho messo un voto altissimo, che è 9. Ero abituato al classico Attack on Titan, infatti è la prima stagione, la seconda stagione, alla terza pure. Era sempre su quel livello più o meno, un po' saliva, un po' scendeva, però stava sempre lì. Invece su questa parte 2, la terza stagione, la parte 2, è aumentata, cioè il mio fomento, il mio gasamento, manco fosse una Coca-Cola, è aumentato ancora di più. E per questo ho voluto premiarlo col 9. Voglio precisare che non dirò molte cose su questi anime perché non vorrei incappare in spoiler. Quindi questo video serve più che altro per fare in modo che voi conosciate questi anime e che li vediate se non li avete ancora visti. Passiamo al prossimo anime. Genere avventura troviamo Tate no Yusha no Nariagari, oppure The Rising of the Shield Hero. Questo per me è l'anime rivoluzione del 2019, perché nessuno avrebbe scommesso un euro per un anime isekai. Già vedere che l'anno scorso sono usciti un casino di isekai, ma davvero moltissimi, tutti uguali si può dire. Qui invece in Tate no Yusha succede proprio l'esatto opposto, ovvero c'è il protagonista che è scarso da far morire, c'è la coprotagonista che inizialmente non serve assolutamente a nulla, a parte a essere ultra pucciosa, parlo ovviamente di Raftalia, uno dei migliori anime isekai, se non il migliore anime isekai del 2019. Ovviamente non contando Sao perché non l'ho visto e quindi non ne posso parlare. Nel genere auto troviamo nulla. Nulla perché non ho visto niente di auto e mi dispiace. Nel genere commedia troviamo Kaguya-sama Love is War. Questo è un altro anime rivoluzione, un anime che inizialmente non volevo vedere perché non mi attirava, solamente che poi c'è stata una piccola cosa che poi mi ha fatto decidere di guardarlo, ovvero la ending del terzo episodio. Quando ho visto Chika ballare, infatti poi ho fatto anche la reazione del web, che è andata anche abbastanza bene, ho detto no vabbè, devo vederlo. E infatti l'ho visto e poi l'ho messo 8, se non sbaglio, 7 o 8. Comunque, altro anime da vedere, infatti fra poco uscirà anche la seconda stagione, e quindi tanta roba. Nel genere Dementia troviamo niente. Anche qui, niente perché non ho visto nulla. Nel genere Demoni dobbiamo fare una piccola parentesi. Ho messo Astaroth no Mocha. Di anime del genere Demone ne ho visto solamente due, ovvero Astaroth no Mocha e Brandish. Brandish non l'ho messo su questo genere perché sta su un altro genere, che poi ne parleremo dopo. Quindi, avendo visto solamente questi due tipi di anime nel genere demoni, potevo scegliere solamente fra questi due. Dato che Brandish sta su un altro genere, ho detto: beh, a sto punto mettiamo Astaroth no Mocha, che per carità non è un bruttissimo anime. Solo che, come al solito, è un anime nella media, ovvero non ha un finale, ovvero che una storia ce l'ha, ma è un po' così, insomma, non è di questa grandissima importanza. Insomma, è il classico anime nella media, il classico anime che tu lo vedi e metti 6. Aspetta che c'è un piccolo dettaglio che mi fa incuriosire e che mi viene quella voglia di leggere anche il manga, che devo trovare prima o poi scan perché in Italia non c'è, per ovvie ragioni. Il fatto che questo anime non è un hentai, però ha delle argomentazioni da hentai, quindi sono curioso, sono curioso. Nel genere drammatico troviamo F, A Tale of Memories. Chi di voi conosce questo anime? La maggior parte dirà no. Non capisco il motivo, anche perché su Mal ha un voto di 8 e qualcosa, quindi un voto abbastanza alto. Io l'ho visto e mi è entrato subito in fissa. Sono entrato subito in fissa con questo anime. So che c'è anche una seconda stagione che ancora devo vedere.
Questo anime ti entra in fissa per un singolo episodio. Cioè, per carità, non è malato, gli altri episodi non fanno schifo, sono ottimi. Però c'è un singolo episodio che ti proprio te lo fa entrare qui, ti fa soffrire dentro, e poi te lo ricorderai per tutta la tua vita. Ovvero l'episodio 7. L'episodio 7 è l'episodio più drammatico, anzi, non più drammatico, più sofferente che abbia mai visto. Quindi dovete vederlo. Che appena ho finito di vederlo, detto questo rimarrà primo, ovvero Nisei Monogatari. Ragazzuoli, sono riusciti a far diventare una scena dove il protagonista che lava i denti alla sorellina, una scena ecchi. Quanto possono essere geni? Cioè, io appena l'ho visto quella. Io già conoscevo quella scena, eh. Questa scena qui gira dovunque su internet, specialmente su Instagram, che è impossibile non conoscerla. Ma appena l'ho vista per intero, cioè, ma questi sono dei geni. Sono riusciti a far diventare una scena dove il protagonista lava i denti alla sorellina ecchi. Monogatari proprio batte tutti, cioè. Wow! Infatti, da essere una stagione meh, perché Nisei Monogatari non è questa grandissima stagione rispetto al Bakemonogatari, però non è affatto male. Però quella scena in particolare mi ha fatto alzare il voto. Perché sono stati di geni a farla. Nel genere fantasy, ovviamente, deve esserci un Fate, quindi Fates the Night Unlimited Blade Works Second Season. Avevo già visto tempo fa il movie, che mi era piaciuto abbastanza. Non posso mai lamentarmi di questi Fate, almeno di Stay Night, perché sono tanta roba. Infatti, anche questo Fates the Night, specialmente Unlimited Blade Works, e specialmente la seconda parte, cioè ovvero la seconda stagione, è tanta, tanta roba. Non c'è molto da dire, è un Fate. È fatto anche dall'Ufotable, quindi. Che non so mai se si dice così, ufotable o un. Vabbè. Nel genere game troviamo Kakegurui XX. E se ci fosse stata una terza X, sarebbe stato preoccupante. Per quanto riguarda questo anime, devo fare una piccola parentesi. Quando vidi la prima stagione, dissi: ok, bell'anime, mi piace. Quando ho saputo che stava annunciando la seconda stagione, ho detto: questo anime lo rovinano, ma male proprio. E invece no, sono riusciti a renderlo ancora più interessante della prima stagione, e se non proprio lì vicino. Infatti poi anche questo anime me lo sono completamente divorato. Ottimo, continuate così. In genere anime c'è un piccolo discorso da fare, perché questo? Perché ho messo un anime che ho criticato tantissimo, ovvero Dead Alive, terza stagione. Perché ho messo da live? A parte che oltre a questo anime non ho visto sto granché. Ovvero sì, ne ho visti, ma anime nella media, anime che tu metteresti 5 o 6, non c'è nessun anime che spicca particolarmente. E poi ho messo questo anime qui, ovvero della live, sia perché sono parecchio affezionato, quindi non metterlo proprio mi farebbe un male al cuore incredibile, e sia perché la storia ci sta parecchio. Quel che rovina questa stagione, la terza stagione, è la grafica. Nessuno può essere in disaccordo con me, vedendo che la grafica è orrenda. Non parlo della versione Blu-ray, parlo della versione TV, della versione che è uscita in televisione, che è orrenda, che fa schifo. Però la storia che c'è su Dead Alive non è affatto male. Non conto l'episodio 12. L'episodio 12 è una cosa a parte che non voglio neanche ricordarlo. Dall'1 all'11 è tanta roba, di storia intendo. Di storia è tanta roba. Nel genere hentai, nel genere hentai ho messo Brandish. Ecco dove andava quell'anime. Questo è il primo anno dove vedo degli hentai. Hentai barra Yuri, perché ho visto anche uno Yuri, sarà uno o due Yuri. Perché questo? Perché ho detto prima o poi degli hentai, devo anche vederli, giusto per farmi un'idea di come sono e per capire se ci sono certi hentai che andrebbero visti o no. Quindi che ho fatto? Mi sono cercato un paio di hentai, sono andato su MyAnimeList, ho visto fra i primi hentai cosa c'era, mi sono fatto un'idea e mi sono visti tre. Di questi tre, Brandish è quello che io lodo, quello che mi è piaciuto di più. Perché? Non considerando la parte in cui succedono cose che è un hentai, quindi ci devono essere, deve essere la cosa principale, qui c'è un minimo di storia. Quel che succede è spiegato. Rispetto invece agli altri anime che in pratica tu incominci, arriva il protagonista, arriva al bel suo gruppetto di harem, pom, arrivederci e grazie. Qui invece quel che succede, quel che devono fare è spiegato anche, c'è un motivo perché lo fanno. Quindi tanta roba, bravo Brandish. Se non avete visto questo hentai, potete anche guardarlo tranquillamente.